Buon pomeriggio amici lontani e vicini, il nostro ospite di oggi è Tiziano Profilio, ex lavoratore della Pomice che fra l'altro ieri mattina è stato male perché insomma da tre giorni già stava portando avanti lo sciopero della fame e quindi è stato soccorso dal 118 e poi è finito al pronto soccorso. Intanto Tiziano, come stai? Non è che stia tanto bene, comunque sto riprendendo un pochettino le forze, ho dovuto smettere perché i valori, diciamo, mi è salito lo zucchero, i valori, ho rischiato l'infarto, ma contento di averle fatte, sono pronto a ricominciare, fino a quando non mi daranno il posto di lavoro che mi hanno scippato, ripeto, scippato, io non sono né un precario né niente, mi hanno tolto un posto di lavoro, me lo devono dare. Una situazione che si sta facendo di giorno in giorno sempre più drammatica, fra l'altro altri tuoi colleghi stamattina sono stati male. Sì, ci sono colleghi che stanno male, ma ci saranno subito quelli che subentreranno perché questa cosa andrà avanti fino a tempo indeterminato. Noi ripetiamo, noi vogliamo il lavoro che ci hanno scippato, non ci fermiamo finché non ce lo daranno. Stamattina fra l'altro avete avuto pure un incontro col sindaco Bruno che ieri a Palermo ha avuto qualche riunione con rappresentanti della regione, ecco, c'è qualcosa di nuovo nell'aria? La cosa preoccupante è questa, che non c'è nulla di nuovo, ci sono delle segnalazioni, a mio avviso c'è stato, diciamo, qualche lettera del sindacato, ma niente di concreto, non c'è, cioè, questa classe politica è incapace di risolvere, di prendersi le responsabilità, perché non devono risolvere niente, loro hanno deciso che questa storia doveva andare così e loro devono risolvere il problema. Cioè, a me fa dalla regione non c'è nessuna risposta ufficiale fino no, ad ora? No, no, non si sono presi nemmeno la responsabilità di quello che hanno dichiarato all'UNESCO. L'UNESCO ha detto chiaramente che devono darci un posto di lavoro a tempo indeterminato come quello che avevamo. Non si sono presi questa responsabilità di mantenere i patti presi. E ripeto che c'è un punto nello statuto dell'UNESCO delle Isole Eolie che dice che è condizione per cui noi rimaniamo nell'UNESCO il discorso della sistemazione degli ex lavoratori della Pomice. Io sono stato scippato, io ancora chiedo pubblicamente all'UNESCO di intervenire, perché l'UNESCO ha, anche l'UNESCO qua ha le sue colpe, deve fare le stesse pressioni che ha fatto per la chiusura della Pomice per noi, per darci il posto di lavoro. Devono uscire i soldi. Non mi interessa, mi devono dare, cioè, altrimenti si riapre là e lavoriamo, usciamo fuori dall'UNESCO, a me non interessa, scippiamo, rompiamo tutto, cioè qua non finisce così, perché io lo sto dichiarando, penso che i miei colleghi siano d'accordo con me, qua la cosa andrà sempre più avanti. E poi vorrei fare un appello a tutti i cittadini di Lipari, io i miei soldi li spendo qua. Se io non ho soldi non vado a comprare il pane, non vado a fare la spesa, io non capisco i cittadini di Lipari dove sono in questo momento. Non lo capisco, cioè io chiedo ufficialmente alla gente di Lipari, una volta per tutte, ci stanno levando l'ospedale, ci stanno levando tutto, ma dove siamo? Ma dico, usciamo in piazza, che questa classe politica è insufficiente, e non parlo di quelli locali, perché di tutti, facciamoci sentire una volta per tutte, venite qua. Veniteci a dare una mano perché ne abbiamo bisogno. Oggi c'è consiglio comunale, quindi da sopra vi sposterete sotto? No, noi il sindaco qua non lavora più, qua in questa stanza non lavora, poi se ne va a lavorare a casa sua o a qualche altro. Ma dico, parte. Seguirete oggi il consiglio comunale? Lo seguiremo con attenzione, anche se siamo diffidiamo anche da queste cose, a noi cose scritte, dichiarazioni e intenti non ci interessano, a noi ci interessa il succo, noi vogliamo il nostro posto di, noi vogliamo andare a lavorare, io non ne voglio soldi o voglio essere mantenuto, io voglio il mio posto di lavoro, cioè io e tutti i miei compagni, no, a noi non ci interessano le chiacchiere o quello che scrivono, loro devono fare qualcosa, mi devono dire dove io domani mattina devo andarmi a guadagnare i soldi per campare i miei figli. Bene, abbiamo completato, ringraziamo Tiziano Profilio, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci.